troviamo presso il comune di Campo Ligure in compagnia del sindaco Giovanni Oliveri per rivolgergli alcune domande in merito alla situazione venutasi a creare sul Tarini. A fronte della situazione venutasi a creare in seguito alla concessione di regione per il sondaggio delle risorse del giacimento, come si trova coinvolto in qualità di sindaco di Campo Ligure? Ma certamente è stata un po' una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che questa vicenda del giacimento di titanio all'interno dell'area del Tarinè è una cosa che va avanti da 1270, quindi stiamo parlando di 50 anni, e quindi è abbastanza scontato che ogni tanto ritorni. Non ce l'aspettavamo adesso, perché non era troppo tanto tempo che se ne era anche già discusso, e comunque noi la stiamo affrontando come le scorse volte, cercando di essere determinati, di capire bene quali sono le situazioni contingenti di questo particolare nuovo, diciamo, chiamiamolo pure attacco al Tarinè, e sappiamo di avere delle grandi carte a favore che possono almeno per un tempo ragionevolmente lungo mantenere salda la situazione, però è evidente che tutte le amministrazioni sono unite, in particolare ovviamente quelli che hanno il terreno all'interno della zona dove c'è il giacimento, ma tutte le nostre valli non possono che essere allineate e condividere non solo la preoccupazione ma anche tutti gli atti che sarà necessario fare affinché venga scongiurata questo ulteriore tentativo di ritornare su un argomento che pensavamo almeno per un po' di tempo fosse già chiuso. Che cosa potrebbe significare l'apertura della miniera per la Valle Stura? Questa è una cosa che è conosciuta già da parecchio tempo, nel senso che noi stiamo parlando di un tentativo che va avanti da 50 anni, dal 1900, dagli anni 70 ormai, e conseguentemente si sa che lì sotto c'è un giacimento importante, uno forse dei più importanti al mondo, quasi certamente uno dei più importanti in Europa. E quindi si sa anche cosa si dovrebbe fare per estrarre, perché comunque erano già stati fatti degli studi in passato con rilevamenti e sondaggi approfonditi, molto più di quelli che sono stati richiesti adesso, e quindi c'è una situazione molto chiara di quello che si dovrebbe fare per estrarre il rutilo dal giacimento. Ed è questo che preoccupa in particolare, perché comunque sia il rutilo è un minerale che è presente in una quantità molto bassa, cioè il 4, 5, 6 massimo per cento, tutto il resto è scarto. Che vuol dire che c'è un primo problema per il posizionamento proprio del Monte Tarinè di logistica, perché dovrebbero muoversi camion, materiale su molte zone, quindi saremo sicuramente investiti come valli, sia l'Orba che lo Stura. Ma c'è anche un problema di discarica, perché tutto il materiale che avrebbe estratto e scartato dovrà essere poi riposizionato in altre aree. Quindi più che altro è questo il vero problema, oltre all'inquinamento e tutto quello che quel materiale comunque può comportare nell'attività estrattiva. Per questo motivo già in passato era stato fatto uno studio dalla DuPont, che insieme a questa società che si chiama CET, che è quella che ha fatto l'attuale richiesta di apertura del sondaggio, aveva fatto nel 1990, aveva fatto una approfondita verifica sul territorio con carotaggi, era venuto fuori che il quadro economico dell'attività estrattiva all'epoca non era conveniente. Quindi qui si tratta non di capire cosa c'è lì sotto, per questo stupisce un po' anche la richiesta attuale del perché fare un sondaggio quando se ne sono già fatti, e non è che il materiale nel tempo aumenta, quello è e quello c'è rimasto. Pensiamo che sia invece voluto fare questa attività, questa ulteriore attività, per cercare un ulteriore sponsor, dato che la DuPont all'epoca aveva detto che non serviva andare a
economica a fare questa operazione, che in questo momento con le tecnologie nuove questa società molto piccola che si chiama CET stia cercando dei soldi privati su questa cosa, su questa attività estrattiva, e quindi che possa riprendere anche attraverso questo nuovo sondaggio a parlarsi di questa opportunità. Per questo dobbiamo essere, come dicevamo prima, estremamente vigili, conosciamo i fatti, sappiamo i rischi, non dobbiamo applicare neanche questa volta. C'è stato un ricorso presso il TAR. Come sindaco di Campo Ligure pensa di sostenerlo? Assolutamente sì, lo faremo tutti i sindaci della valle, delle valli, del comprensorio, del Begua e dell'area Sol. Ma però prima magari di parlare del ricorso, che adesso stiamo cercando di capire come dovrà essere configurato, che sta portando avanti il dottor, l'avvocato Granara, che è l'avvocato che è stato qui è stato assegnato questo compito da parte dei comuni di Urbe, di Sassello e del Parco Begua. C'è tempo, 30 giorni, quindi sino al 26 di marzo, di aprile, forse addirittura 60 giorni per poter fare questo ricorso. Comunque lo faranno il più presto possibile, adesso stiamo valutando come gli altri comuni dovranno sostenere questo ricorso, presumibilmente attraverso una delibera della giunta comunale, e una firma in calce del ricorso stesso. Quello che potrebbe essere interessante è perché si è scelta questa strada, perché effettivamente è un dubbio che c'era venuto un po' a tutti. Quando è nata questa cosa ci si è subito allarmati, i sindaci hanno chiesto un incontro con la regione, è stato fatto questo incontro con l'assessore Scaiola e i sindaci di Urbe, e il sindaco di Sassello, che è anche poi presidente del parco, per trovare una soluzione. Nell'ambito di quella discussione è venuto fuori che la soluzione da percorrere condivisa è quella di fare appunto questo ricorso al TAR. È un ricorso che si pensa che possa avere delle ampie possibilità di arrivare al risultato, intanto perché già l'anno scorso, a febbraio 2020, era già stato fatto un ricorso uguale, che aveva dato esito positivo proprio per i principi per cui si va a fare un'attività estrattiva all'interno di un'area che è comunque protetta e su cui però in più sono già stati fatti negli ultimi 50 anni molti studi che non hanno mai dato nessuna possibilità di partire con un'attività estrattiva. Quindi questo il TAR lo dovrà sicuramente riconoscere. Però questo comunque sia, si deve attendere di avere la risposta. C'è da dire qualcosa magari anche sul modo con cui si è arrivata a fare il ricorso al TAR e non si è potuto ad oggi ritirare l'atto dirigenziale con cui è stata concessa questa attività di sondaggio. È partita tutta da una richiesta per 458 ettari su cui fare l'ulteriore verifica. Il dirigente della regione Liguria ha dato l'autorizzazione a solo 229, quindi sulla metà. Tutto il territorio all'interno del parco è stato stralciato ed è rimasto quello del territorio all'esterno del parco. Già lì c'è un primo problema, nel senso che una larga parte, più della metà di questo territorio rimasto fuori dal parco, è comunque vincolato perché sono aree bioparco, ZSC, SIC, ZPS, quindi comunque vincolati, quindi lì non si sarebbe dovuto comunque dare la possibilità di fare lo studio. E questo è un atto che in autotutela il dirigente, se vuole, può rivedere e quindi ridurre ulteriormente l'attività ispettiva che è stata richiesta. Rimarrebbero 100 metri quadrati, 100 ettari su cui fare questa attività e tutti in comune di Urbe. A questo punto o il dirigente decide di eliminare anche questo atto e quindi sospendere totalmente la sua decisione, oppure può autorizzare solo questi 100 e su questi 100 è pronto il ricorso al TAR che stiamo predisponendo, di cui parlavamo prima.
Ringraziamo il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri per la disponibilità e lo spazio che ci ha concesso oggi e speriamo che la situazione si risolva positivamente.